Vendola, allora avete deciso di comprarvi l'acqua in Puglia con il governo di Giorgia Meloni? No, e quanto di più falso possa mettere in campo oggi la sinistra? Se è vero come è vero che la soluzione è applicando la legge nazionale, le quote di acquedotto pugliese direttamente ai comuni e abbiamo risolto tutto. Invece no, si vuole utilizzare maldestramente una legge regionale incidendo su poteri che non sono della regione ma che sono del governo nazionale. Allora che l'acqua sia pubblica rimarrà pubblica. Se il servizio deve rimanere in quote dell'acquedotto pugliese bisogna cedere le quote ai comuni senza zigogolarsi su questo ma farlo direttamente. Ma non era quello che avevamo previsto nella legge? Assolutamente no, la legge regionale prevede la costituzione di un'ulteriore società veicolo che assume solo il 20% di acquedotto pugliese. La società veicolo può essere partecipata non da tutti i comuni, di fatto servono i comuni per fare da paravento e il Consiglio di amministrazione di Acquedotto Pugliese continua a fare quello che vuole. Questa cosa non può andare avanti così. Allora, la destra dice che loro sono contro il trucco perché quello che fa la regione è un'operazione che secondo Vendola è truccata. Voi invece che vi siete opposti fermamente come Movimento 5 Stelle a questa iniziativa, che ne pensate? Ma noi pensiamo che l'acqua pubblica deve rimanere in base in quota all'acquedotto pugliese, come è attualmente, perché comunque un'opera importante e strategica per il nostro territorio. Pensare di privatizzarlo o farla andare in mani che non siano quelle regionali, di competenza regionale, per noi è un danno più che altro per la comunità, perché comunque sappiamo che è un asset strategico della regione e un asset strategico per i cittadini, perché comunque l'acqua è un bene comune e deve rimanere in capo alla regione. Detto questo, Vendola, come se ne esce da questa polemica? È sufficiente che Acquedotto Pugliese cedi le quote ai comuni e abbiamo risolto tutto, non c'è bisogno nemmeno di una legge regionale. D'accordo, Reggio? Non sono d'accordo perché la dirigenza dell'acquedotto pugliese deve essere strategica, deve rimanere, non può essere diluita tra tutte le forze, tra tutti i comuni, ma deve essere una cabina di regia regionale.